Ciao ragazze e ciao ragazzi, per una volta voglio salutare anche voi perché mi dimentico sempre. Allora, faccio un video, spero velocissimo, parte il cronometro perché vi volevo mostrare le ultime cose che ho acquistato in questo periodo, più precisamente le cose che ho acquistato nel periodo dei Avevo saldi. pronunciato su Facebook qualcosina, ho aspettato di raccogliere il totale complessivo dei miei acquisti saldosi, anche perché comunque penso di aver finito, non mi va di spendere altri soldi, anche perché non ho proprio necessità pressanti, e quindi ho preso quello che dovevo prendere, e più che altro per diciamo come sfizio che avevo visto tempo fa, per cui aspettavo i saldi e così via. Quindi passiamo subito al sodo, perché altrimenti aspettate che ho fatto un tutorial e metto a posto i pennelli sporchi. Allora, passiamo subito agli acquisti. Allora, questi non erano in saldo, ma li ho presi, quindi metto anche gli acquisti che ho fatto proprio a faccia tosta, quindi anche pur aspettando dei saldi che però non ci sono stati. Ed è questo crack di Pupa nel color green khaki 918, che è stupendo, e c'è il verde brillantinato sotto e poi il verde khaki sopra, ed è davvero davvero bellissimo. Fino a pochi giorni fa l'avevo sull'unghia, quindi avrei potuto mostrarvelo, però l'ho tolto proprio ieri, e questo l'ho pagato 10 € e 12 centesimi. Davvero bellissimo. Io vi ho parlato tante volte di quanto ami i crack di Pupa rispetto agli altri, li ritengo veramente superiori come qualità, ed è difficile che io possa cambiare idea, perché comunque ne ho provati di molti, anche quelli che mi sono stati inviati, per esempio da China Glaze, che comunque non sono male, però rimangono stabili al primo posto quelli assolutamente di Allora, Pupa. In un negozietto sotto, nel centro commerciale vicino a casa mia, ho preso in un negozietto di accessori, ho preso degli accessori a bassissimo prezzo. Allora, questo negozio si chiama Particolari ed è un franchising, non so se c'è dalle vostre parti, se lo conoscete. Comunque io ho trovato delle cosette che volevo da tempo, che avevo già visto, e ho aspettato appunto che si potessero trovare in saldo. Allora, ho preso intanto questi orecchini fiocchettosi. Allora, di alcune cose ho messo le foto su Facebook. Questi sono bellissimi, li ho trovati diversi rispetto agli altri, perché hanno il tessuto fiorito o fiorato. Mi piacciono tantissimo perché li abbino soprattutto ai look da giorno e con vari colori. E poi ho preso questi, che sono facilissimi da fare, si possono fare col fimo, anche con la pasta di pane si possono fare. C'è stato un tempo in cui io ho lavorato la pasta di pane, ma erano altri tempi ed altre età, avevo più tempo, avevo più modo anche di dedicarmi ai miei hobby. Adesso non lo faccio più, quindi da una parte mi sembra uno spreco di soldi, perché effettivamente con la pasta di pane riuscirei a farli tranquillamente questi orecchini qui, poi applicandoci dietro uno di questi attacchini praticamente di metallo che trovo dai cinesi facilmente, mi sarebbero venuti più paia, con un po' di mollica di pane. Non so se voi l'avete mai lavorata la pasta di pane. Io la lavoravo, facevo delle bamboline, ho fatto degli orecchini, insomma, l'ho lavorata tante volte, però sinceramente non ho più tempo, mi manca solo di mettermi a fare queste cose. E quindi le ho prese, e questo mi pare di averli pagati 2 €. Per cui alla fine non nemmeno più di tanto, e mi piacciono tantissimo. Orecchini visti e rivisti, però io non li avevo e non potevano mancare assolutamente nella mia collezione. Poi una cosa che ho preso sempre da abbinare a quegli orecchini è questo anello. Questo l'ho pagato 3 €, c'era in vari colori. Ho preso questo perché ritengo che spicchi di più sull'abbronzatura, e poi mi piace moltissimo questo bianco panda. L'unica cosa che non mi piace tanto sono questi strass che sono attaccati sui petali, però siccome io lo cercavo da tanto tempo, ed è l'unico che ho trovato dalle mie parti, allora l'ho preso lo stesso, perché non so se li toglierò. Mi pare che ci sia il buchino sotto, quindi magari lo rovinerei. Di conseguenza lo lascio così com'è, non è malaccio, però avrei preferito non ci fossero questi strass che lo impacchianano un po'. Poi ho preso, passando agli acquisti truccosi, qua sulla mia scrivania, piano di lavoro, ho un macello, non so da dove cominciare. Allora, in questa pochettina qui, che è molto bella e che io porterò in borsetta sicuramente, ho preso questo duo
di pupa, ombretto e matita numero 200 che ho utilizzato anche in miei già vari tutorial, perché nonostante l'abbia preso da poco lo sto utilizzando tantissimo e mi piace tantissimo, quindi pollice in su assolutamente. Se li trovate questi due in promozione in questa pochette, prendeteli perché sono davvero belli. Questo è la matita numero 200 e l'ombretto abbinato, che è un bellissimo bronzo, davvero davvero bello ragazze, guardate quanto è bello, è stupendo. Poi sull'abbronzatura rende che è una meraviglia, mi piace tanto tanto tanto, lo potete vedere anche nei vari tutorial che appunto ho fatto, e questo l'ho pagato 15 euro in tutto all'interno di questa confezione. Vi ho detto su Facebook che ho trovato uno stand, l'altro giorno sono andata a fare questi giri per saldi, sono passata da OVS, ho fatto un paio di giri anche nei negozi per trovare qualcosa per mio marito, e poi praticamente sono entrata così tanto per all'interno di un negozietto GDL dove ci sono ben di più cose per la casa o comunque detergenti intimi, queste cose qua, insomma per la detersione del corpo, diciamo così. Allora, sono rimasta trasecolata nello scoprire che c'era all'interno di questo negozietto uno stand di Maybelline a prezzi stracciati, e poi che era stato appena allestito, uno stand che era stato appena allestito ed era lo stand di New York Color, che dovrebbe essere la linea giovanile di Maybelline. Allora, ragazzi, questa linea, la linea è questa, vi faccio vedere l'opuscolo che io ho preso, non so se la conoscete, sicuramente l'avete già vista, l'avete già sentita nominare, dove ci sono praticamente tutti i trucchi per ogni esigenza. Qui c'è una sorta di mappa dei colori, dei prodotti che ci sono. Sulla mia pagina Facebook vi ho messo anche il link del sito online per farvi vedere i prodotti, perché io ritengo che siano prodotti davvero carini, davvero abbastanza validi per l'uso che ancora ne ho fatto, però su questo mi riservo di deliberare, però vi faccio vedere per ora quello che ho preso. Allora, si chiama, allora il negozio in questione è questo, siccome l'ho nominato più volte però voi non lo conoscete, sarebbe questo qui, faccio vedere la busta, è praticamente GDL, vedete? Quindi sono questi negozi GDL, splendidi splendenti, non so se dove c'è, e ho preso di questo New York Color, ho preso queste due palette, quindi questa del verde acido e verde scuro che ho addosso in questo momento, comunque ho fatto il trucco che ho addosso in questo momento, e poi questo qui che invece è molto molto carino, mi è piaciuto tanto perché ha il colore da sfumare nella piega dell'occhio, l'illuminante, quello per fare il contouring e l'allover, quindi quello che andrebbe messo diciamo un pochino su tutto il viso, proprio per illuminare tutto il viso, e trovo che sia un accostamento di colori veramente bello. Vedremo poi come rendono sul viso, perché ancora non l'ho pagati. Per quanto riguarda i prezzi, avrò pagato questo 2,90 euro e questo 3, se non sbaglio 3,90 euro, non mi ricordo bene, comunque prezzi veramente accessibilissimi. Sicuramente farò varie capatine sul luogo del reato. Di Astra ho preso due matitoni, uno per le labbra, che è quello che indosso in questo momento, che mi piace tantissimo, l'avevo già preso tempo fa, mi era piaciuto tanto, mi piace l'effetto che fa, ha una buona tenuta, anche il colore mi piace molto molto, ed è il numero 12, e poi questo che è un bellissimo azzurro che non avevo come base, vedete quanto è bella, è veramente bella, ed è il numero 58, quindi 58 e 12. Oddio, pensavo... Ah! Dopo aver visto il video di Anissa, mi sono convinta a prendere questo, perché... sapete, se avete visto il video sulla mia collezione di make up, che io sono fissata per i mascara, avete visto però anche quanti ne ho, per cui cerco di contenermi e di non andare ad ogni minima, ad ogni novità ad acquistarne quello di turno, diciamo. Infatti anche di New York Color c'erano vari mascara, però io mi sono trattenuta dal comprarli, ho voluto comprare questo perché appunto in un suo video Anissa ne parlava benissimo, e io da tanto tempo che ero indecisa tra prendere questo e quello ciglia finte, quell'effetto ciglia finte. Siccome effetto ciglia finte ne ho, ho già quello di Shiseido, e comunque ho preso i vari top coat di Kiko, allora ho voluto prendere questo per l'elemento aggiuntivo che è waterproof, e di conseguenza per questo periodo dovrebbe essere valido.
L'ho utilizzato la prima volta stasera e mi sembra che effettivamente il suo effetto lo faccia, e lo faccia anche bene. Per cui alla prima applicazione mi è piaciuto, però anche su questo mi riservo di deliberare. E in questo stand che vendeva le cose a prezzi scontati rispetto ad altrove, l'ho pagato 9 euro, quindi non tantissimo rispetto a quanto l'avevo vista in altri negozi. Poi che cosa ho preso? Allora, ho preso questi braccialetti di Boccadamo. Che sono i 2B e che praticamente ho preso sia a me sia a mia nipote. Io ho preso due colori, questo e quello giallo, e praticamente funzionano così. Allora, c'è questo, quello che costa 11 euro è praticamente questa sfera che poi si attacca a questo tubo che io sicuramente sostituirò anche con i tubi di Brico. Come sapete, faccio prima di Boccadamo, io facevo questi braccialetti. Meno male che ho fatto il video perché altrimenti magari non mi avreste creduto. E poi ho scelto questo colore giallo perché è un colore che va moltissimo quest'estate, perché ho una borsetta e quindi ho deciso di prendere questi due colori. L'ho preso più che altro per una questione umanitaria, perché praticamente il ricavato di queste vendite andrà ai bambini di Haiti per la costruzione delle scuole e degli alloggi per la loro sopravvivenza. Per cui, per una volta tanto, più che per me, ho voluto spendere per gli altri i soldi. Sinceramente penso che poi dall'OBS ho preso pochissime cose. Vabbè, questa è la borsa che mi hanno dato in omaggio con dei profumi e delle creme che ho preso in profumeria, quindi una borsa che può andare bene per uscire il giorno, durante il giorno. Ho preso solo due magliette, e cioè questa che è stata fatta per i 150 anni dell'Unità d'Italia, che ho pagato solo 5 euro all'OBS, questa qui. E poi quella che ho addosso, che è davvero carina, che ho pagato un pari 7. A me piace tantissimo, guarda, dalle manichine tipo di Merletto. Poi c'è Daisy Duke, manichine di Merletto. E a questo particolare dietro, non so se potete vedere che io adoro nelle maglie, mi piacciono tantissimo le magliettine con l'oblò. Poi, ragazzi, ho preso altre cose che non ho a disposizione perché le ho lavate. Forse qualcosina vi volevo far vedere, ma al momento non mi sovviene. Ho messo comunque varie foto su Facebook. Queste erano le cose che comunque mi premeva di più di farvi vedere e di cui volevo parlarvi. Per il resto ci aggiorniamo su Facebook. Ragazzi, seguitemi su Facebook perché lì sono molto più presente, scrivo ad intervalli regolari, insomma, controllo molto di più quella pagina che magari YouTube, perché il tempo per fare i video non è sempre troppo. Quindi, ragazzi, io vi saluto. Spero che questo video vi sia stato utile, almeno per passare un po' di tempo insieme. Fatemi sapere cosa avete comprato voi nei saldi. Fatemi sapere se conoscete le marche che vi ho citato, se avete anche voi questi accessori. Insomma, chiacchierate con me.